abbastanza insolito, è un non nome che serve a decontestualizzare la storia affinché tutti possano riconoscersi in questo eroe, nel viaggio dell'eroe. È come un grande puzzle la sua vita in cui manca un pezzo fondamentale. Quindi immaginate un grande puzzle e al centro manca questo pezzo. Lui è alla ricerca di quel pezzo, che però non sa come trovarlo, non sa qual è la strada. Non esiste una ricetta per trovare quel pezzo che manca per la propria felicità. Quindi che cosa si fa in questi casi? Lui dice, forse l'unica soluzione è buttarmi a pieno nella vita rischiando. Forse rischiando, buttandosi negli estremi. Quella è la soluzione per poter ritrovare quel pezzo del nostro puzzle, per ritrovare la felicità. È vero, abbiamo girato a Napoli, ma è del tutto decontestualizzato, nel senso che non stiamo parlando delle classiche storie che si raccontano ultimamente a Napoli, il personaggio non è il classico personaggio, la commedia non è la classica commedia all'italiana, quindi non c'è nulla, credo che vedrete cose molto originali, cose che non avete visto negli altri film. Giovanni Mazzitello è un regista dalla grande sensibilità e che soprattutto rispetta molto il lavoro degli altri, quindi è aperto alle proposte degli attori. E questa credo che sia una cosa molto bella, perché un regista può avere una sua idea, giusto, di come girare una scena, di come va interpretata quella scena, ma se il regista resta aperto a quella che può essere la proposta dei suoi attori, e quindi la fiducia che sta dando agli attori, possono accadere cose anche molto più interessanti di quello che una persona può immaginare da solo a casa scrivendo alla sua scrivania. Giovanni è un regista, è quel tipo di regista, quindi è sempre molto bello lavorare con lui. E ragione aveva gli occhi chiari, al cinema, 2017.